cose positive, i tre punti anzitutto, partiamo da lì, perché tu tanto avevi detto sono contento di come lavorano in settimana, si parte bene, ci sono delle cose che non vanno bene in partita, alla fine raccogliamo meno di quello che meriteremmo. Oggi io penso che la squadra abbia meritato la vittoria, ma finalmente è arrivata, anche se a fatica, perché poi un po' di paura nel finale mi sembra che i ragazzi l'abbiano messa in mostra. Sì. Diciamo un po'. L'abbiamo trasmessa a tutti, nel finale sì. Noi secondo me abbiamo fatto a lunghi tratti molto bene, ecco. Poi in alcuni momenti diventiamo timidi, pericolosi e insufficienti per quelle che sono le nostre possibilità. Però ti vanno tutte male, poi quando c'è un periodo così, che l'infortunio del calciatore, l'errore casuale, perché Miranda è uno eccezionale, però gli è successo di colpire male questa palla, e via dicendo, fa sì che poi la reazione diventa sempre contro un carro armato blindato, ecco. Anche se non è il valore della squadra, è proprio la forma che assumi tu dopo una serie di non risultati come questa qui. Non abbiamo mai parlato di episodi arbitrali qua, so che non ti piace, a noi non piace molto né aggrapparsi e sottolineare delle situazioni quando ci danneggiano. Però oggi sono stati due interventi di VAR che l'immagine televisiva hanno confortato in quelle che sono state le scelte del direttore di gara. Il piede a martello di Masina onestamente era palese, e il fallo di mano di D'Ambrosio, vero che tocca con la mano, ma lui è accovacciato con l'abbraccio in avanti, mi sembra giustissima la decisione che ha preso poi Valerio. Assolutamente così, perché è lì sotto gli occhi di tutti. Oggi le prese di posizione sono state perfette, corrette, anzi vi ci mette anche qualcosa di più Valeri. Lo stesso arbitro si è avuto contro la Juventus, dove Benatti ha preso la palla di mano che aveva dietro fra le gambe, che gli è passata mentre stava andando giù con la mano, e ha avuto lo stesso metro di giudizio, per cui da vicino, senza che sia poi un fallo assolutamente volontario perché aveva il braccio stretto. Per cui la VAR è uno strumento tecnico importante, poi se commette un errore quello della VAR è un altro discorso, ma lo strumento è corretto così, è giusto. Alberto. Mister, intanto quanto può aiutare anche a chiudere il capitolo degli ultimi due mesi la vittoria e anche comunque essere al terzo posto, per quanto per le distanze sulla quarta o la quinta rimangano quasi invariate, però essere al terzo posto può anche aiutare la squadra mentalmente? Sicuramente sì, può aiutare perché poi quando si dice ma è un discorso psicologico, è un discorso pratico, è un discorso tattico, è un discorso di qualità di giocate, è un discorso di tutto, ma quello che ti dà veramente la soluzione è riavere la sensazione proprio del piacere della vittoria, è quello che ti fa riuscire poi da dei momenti difficili, è quello che ti ridà poi autostima. Qualche volta devi vincere, se non vinci tu puoi portare a supporto le parole che vuoi, ma il corpo non assume poi quella forma lì. Studio. Patrick. Buonasera mister, lei ha detto più volte che erano questi giocatori che andavano usati, che andavano sfruttati, che andavano valorizzati, che non era un giocatore dall'esterno che arrivava e cambiava la dinamica della squadra. Alla luce della prestazione di Caramo, anche di Rafinha, così come Lisandro Lopez, quanto è soddisfatto con tutta la rosa e il contributo che hanno fatto questi giocatori? Caramo oggi, ma era un po' la ricerca che avevamo fatto noi, nel senso che siamo andati a stimolare di cercare uno che avesse un po' più una situazione o una soluzione individuale, perché si era un po' appiattito il discorso della nostra qualità, della nostra ricerca, del nostro gioco, e poi bisogna lavorare bene. Bisogna lavorare in maniera che sia poi stimolante, allo stesso tempo ci vuole anche qualcuno che ogni tanto da un'impennata salta un uomo e ti trova la soluzione come ha fatto lui. Noi siamo oggi piacevolmente contenti di questa giocata che ha fatto Caramo, perché
prima di tutto se la merita, ma poi ha dato il gol che in altre situazioni è stato costruito uguale, però è stato difficile da portare a casa. Buonasera mister, una vittoria importante per la classifica, ma anche e soprattutto forse per il morale, perché aiuta a ritrovare le consapevolezze che forse si erano perse un po' per strada, come aveva raccontato anche lei. Sì, sì, no, ora questa qui sarà la vittoria che probabilmente ci fa ripartire, perché è dalle vittorie poi che si riesce a ritrovare la forza per giocare la partita successiva in maniera più importante. Senti, chiudiamo chiedendoti condizioni. Abbiamo visto Perisic, che povero ha preso questa caduta sulla spalla, ha stretto i denti, come sta? Come sta D'Ambrosio, che non so se l'hai visto, ha avuto un cambio di posizione, è scivolato, da quel momento è iniziato ad avere qualche problema. Miranda che è uscito, insomma, l'infermeria si è popolata un po' troppo oggi, purtroppo. Funziona così, che poi quando si ha un periodo brutto ci si infortuna più facilmente, diventa tutto più pesante, più massiccio, più faticoso, la fluidità è quasi impossibile riuscirla a trovare proprio in tutto quello che cerchi, nelle soluzioni che provi a trovare, in tutte. Però poi io penso che da questo risultato se ne esca poi con più forza, con più potenzialità, nonostante il problemino fisico, perché Lisandro ha fatto vedere di essere uno dei nostri, Caramo è stato dentro, intanto ha giocato mezz'ora di più Rafinha, per cui sì, qualche cosa ci sarà da valutarlo, perché qualche complicazione fisica l'abbiamo avuta, ma allo stesso tempo abbiamo buttato dentro minutaggio altri calciatori. Un'ultima te la vuol chiedere Alberto, che vuole sapere qualcosa sulla posizione di Perisic, che gli è piaciuta molto. Ah sì, mister, esatto, è una possibilità concreta di rivederlo, in base a come starà, rivederlo lì come mezzale, quanto anche le sue qualità fisiche e atletiche possono aiutare comunque magari a fargli fare anche un po' di lavoro sporco. E secondo me quello lì è un calciatore che poi deve essere più dentro il gioco per la qualità che ha, per la resistenza che ha, per la forza, e lui oggi è stato quello che ci ha dato veramente un aiuto importantissimo, perché poi le altre tre sostituzioni erano obbligatorie, e lui ad essere rimasto in campo con quel problema lì, con il medico che mi diceva guardi mi se va sostituito, io andavo da lui e gli dicevo non t'azzardare a chiedere la sostituzione perché se no non ti faccio più giocare, e lui è rimasto in campo e ha fatto quello che doveva fare, per cui grazie Ivan. Grazie mister. Oggi in premio speciale a Fabio Pinna, che è venuto a riprenderti in campo due volte tirandoti indietro, perché eri partito per incitare, per dire delle cose, non ti eri reso conto che eri arrivato quasi in area di rigore. Ma fatemi giocare qualche volta, ve lo faccio vedere che poi quando ancora c'è la cosa che brucia la voglio io la palla, va bene? Deve chiedere al mister però se può giocare. Bisogna chiedere al mister. È vero. Grazie.